Conferenza stampa con Giuseppe Siclari alla vigilia della partita di Coppa con l'Agropoli di lunedì sera. Qualche avviso prima, sono tutti disponibili i calciatori tesserati, abbiamo l'ok per tutti, tranne che per Girardi ovviamente che ha firmato appena ieri sera e quindi non sarà dalla trasferta di Agropoli. Unico indisponibile per squalifica pregressa è Achille Aracri. Ringrazio la Virtus Nocera che mette a disposizione la sede, diciamo, di emergenza per queste conferenze stampa. Voglio anche notare che la società nelle ultime ore ha preso con maniera positiva finalmente l'avvio dei lavori di ripristino dei luoghi allo Stadio San Francesco, ripristino praticamente necessario subito perché in caso di qualificazione abbiamo avuto conferma dal Dipartimento Interregionale la partita con la Sarnese domenica 28 agosto si giocherebbe in casa, quindi la società spera di avere la possibilità di aprire quanti più settori è possibile per l'eventuale sfida del primo turno di Coppa Italia con la Sarnese, perché questo, come ben sapete, è turno eliminatorio. Vi lascio alle vostre domande, Giuseppe Siclari, prego. Salve. Probabilmente ciao, non abbiamo ancora visto il miglior Siclari perché per struttura fisica ci vorrà del tempo per entrare in forma, però quello che ha impressionato in questo primo mese di allenamenti è la voglia, il fatto di non tirare mai il piede indietro, di essere sempre sul pezzo. A qualcuno che mi ha chiesto ho detto sembra un trattore, non si ferma mai. No, vabbè, è normale che siamo appena 20 giorni, 25 giorni da quando è che abbiamo iniziato, come me, ma come anche altri che hanno la mia simile struttura fisica, è normale che ancora non sono al 100%, però sono insieme alla squadra, siamo a un buon punto, abbiamo fatto una buona preparazione e adesso ci aspetta lunedì i primi 3 punti, che sicuramente sono importanti perché noi vogliamo fare bene sin da subito, anche perché anche se Coppa Italia quello è, però comunque è una partita ufficiale che vale 3 punti e vogliamo partire subito bene. Che cosa è lecito attendersi da questa nocerina di un mese dall'inizio della preparazione in questa prima gara ufficiale? Beh, sicuramente voglia, perché come abbiamo dimostrato in questi giorni, in questi 25 giorni, c'è voglia da parte di tutti di fare bene, di iniziare soprattutto bene. Perché si sa, soprattutto qui a Nocera, da noi si aspettano molto e noi dobbiamo essere pronti sin da subito a dimostrare che ci siamo e vogliamo fare bene. Ecco, parlando del nuovo acquisto Girardi, non so se già le conosci o hai avuto modo di conoscerlo oggi, davvero un pacchetto offensivo all'avanguardia. Cosa ti aspetti anche da lui come compagno di squadra? Beh, Girardi l'ho appena conosciuto oggi, ho saputo ieri che ha firmato, sicuramente un signor attaccante, ha dei trascorsi importanti anche in categorie superiori, sicuramente ci potrà dare una mano insieme a tutto il resto del gruppo. Ecco, parlando dell'avversario, l'Agropoli, avversario abbastanza ostico, a seconda di quello che si è detto anche nelle scorse settimane, come dovete apportarvi a questa partita sapendo che non è di certo facile? Ma l'Agropoli sicuramente farà la sua partita, non so, non conosciamo forse bene, anche perché forse sono state delle problematiche di società. Vabbè, al di là di questo a noi non interessa dalle altre parti. È normale che quando poi si affronta la Nocerina sappiamo, ma lo sappiamo già dal primo giorno in cui siamo arrivati qui. Ci aspettiamo una squadra che vuole fare bene, gioca in casa, ma noi dobbiamo essere pronti in tutto. Grandissima concorrenza in tutti i reparti, anche, soprattutto lì davanti. Però mi insegni che per arrivare lontano c'è bisogno di un grande gruppo e di tante risorse sulle quali contare nell'arco di un campionato che è comunque lungo e difficile. Certo, anche perché il campionato è lungo. Per fare un certo tipo di campionato è giusto che ci sia una rosa ampia e ci sia una sana competizione tra di noi e di mettere più in difficoltà l'allenatore
per gli 11 che magari scendono in campo, non togliendo, anche perché comunque le partite, i campionati, tutte si vince anche con chi subentra, non solo da chi magari parte nei primi 11. Che cosa intendi per certo tipo di campionato? Nel senso, a scorrere i nomi, la rosa, possiamo dire che è una nocerina che può andare tranquillamente al di là della salvezza, che resta sicuramente l'obiettivo minimo come noi? Noi dobbiamo fare, sappiamo il valore della squadra, sappiamo quello che magari la tifoseria ci aspetta, però dobbiamo stare tutti coi piedi per terra, perché noi dobbiamo dimostrare partita dopo partita se questo valore che sulla carta è scritto è reale sul campo. Cioè dobbiamo dimostrarlo domenica dopo domenica e poi lo dirà il campo dove possiamo arrivare. Giuseppe, dato che ci saranno anche i tifosi lunedì sera, sarà un'arma in più per voi, come la pensi? Beh, noi siamo contentissimi che già dalla prima di Coppa Italia vengono i nostri tifosi fin da subito a incitarci. Per noi è motivo di orgoglio, nel senso che siamo contenti che i tifosi vengono in trasferta dentro, è un'arma in più sicuramente, è una forza che a noi in più ci darà sicuramente. Una battuta sul girone, sembra che siano le pugliesi le principali antagoniste della Nocerina, Bisceglie che continuano a fare acquisti, Gravina anche, insomma. Beh sì, come dicevo prima, ancora il cambiato sta iniziando, sulla carta il Bisceglie, il Gravina, ma anche altre squadre, che è un girone secondo me molto equilibrato, di forse anche un livello superiore rispetto all'anno scorso, perché ci sono più squadre, perché io non toglierei il Potenza, perché il Potenza io l'ho affrontato l'anno scorso, sono rimasti quasi tutti vecchi, diciamo. Potenza, cioè volevo dire il Francavilla, il Potenza, che sembra che comunque ce ne sono, ci sono tante squadre, ma anche squadre sulla carta minori. È un campionato equilibrato e partita avrà la sua storia, ecco. Ecco, appunto, come detto, squadre minori, quindi anche forse le laziali, come la stessa Vulture, potrebbero presentare qualche insidia su ogni campo. Ma noi le insidie ce l'avremo qualsiasi squadra, perché come dicevo prima, noi siamo la Nocerina, anche le squadre giustamente vogliono, ma poi nel calcio in generale nessuno ti regala niente, anche le squadre minori se li devi affrontare nel modo giusto, e poi è normale che i valori vengano, ma li devi affrontare nel modo giusto. Una domanda la faccio io un attimo solo, da ex ormai giornalista, no? Il segreto della vittoria di 2 anni fa con Noman e con Barone, con la Lupa Castelli, quale fu la scintilla che fece avviare questa squadra che poi vi stravinse? Ma no, la scintilla forse è una frase fatta, il gruppo, ma che poi il gruppo non è, per come la penso io, non è il mangiare fuori, stare insieme, il gruppo è in mezzo al campo, che il mezzo al campo è aiutarsi uno con l'altro, senza guardare diciamo le cose personali, ecco, in questo caso magari gli attaccanti, il gol o non gol, tanto l'obiettivo deve essere comune e deve essere di squadra, poi tanto se viene quello di squadra verrà anche quello personale, ma prima quello di squadra. Però l'attaccante vive per i gol. Ma è normale che viva, sì, sarebbe bello, ma io anche di dimezzare il mio, diciamo, la mia personale, per me sarebbe uguale.